Pace bene, oggi 14 marzo ricordiamo Santa Matilde di Germania. Ascoltiamo la sua storia. Matilde nasce intorno all'895 presso Engern, in Sassonia. Da piccola venne affidata alle cure della nonna paterna, badessa del monastero di Erfurt, dove venne istruita nella scrittura e lettura. Si sposò con Enrico I, duca di Sassonia e più tardi re di Germania, e dal loro matrimonio discenderà la dinastia sassone. Enrico, a causa delle continue guerre, si allontanava spesso da casa. I suoi sudditi attribuivano le numerose vittorie alle preghiere della regina, che nel palazzo conduceva una vita monacale. Il re aveva una totale fiducia nella moglie e non si preoccupava delle sue pratiche religiose o delle elemosine che faceva ai più poveri. Nel 936 suo marito morì e Matilde si spogliò dei suoi gioielli e rinunciò ai privilegi tipici del suo rango. Dei suoi figli, Enrico il litigioso era il prediletto, e Matilde cercò di convincere i nobili ad eleggerlo, ma solamente dopo la morte del fratello Ottone successe al trono. Con i figli Matilde non aveva la stessa libertà che aveva col marito. Per la sua carità verso il prossimo venne accusata perché sperperava il tesoro della corona. I figli indussero la regina ad entrare in un convento, ma lei, lasciando loro la sua eredità, si ritirò nella residenza di campagna, dove era nata. Dopo diverse problematiche interne al palazzo, a Matilde venne chiesto di ritornare a corte. Partecipò agli affari di Stato e riprese anche le sue opere di carità. Quando nel 962 Ottone I dovette andare a Roma per ricevere la corona imperiale, lasciò alla madre tutto il potere. Successivamente Matilde si ritirò nel monastero di Nordhausen, dove, dopo essersi spesa per i poveri e gli ammalati, si ammalò. Sentendo avvicinarsi la morte, chiese di essere trasferita in quel monastero che suo marito aveva scelto per la loro sepoltura. Il nipote Guglielmo di Magonza la visitò e le impartì l'estrema unzione. La Santa Regina morì il 14 marzo del 968. Una sua figlia fece arrivare una coperta intessuta d'oro per adornarne il feretro. Il corpo di Matilde venne sepolto accanto a quello del marito e subito iniziò la venerazione popolare nei suoi confronti. L'iconografia la raffigura con in mano il modellino di una chiesa, oppure con una borsa di denaro, simboli della sua generosità e delle sue fondazioni monastiche. Santa Matilde, un'altra santa regina. Ne abbiamo conosciute già tante, ce ne saranno anche altre. Lei era sposata con Enrico I, che prima era duca di Sassonia e poi diventato re di Germania. Ma un marito sostanzialmente assente, impegnato sempre nei vari conflitti ai quali partecipava per difendere il regno. Lei, Santa Matilde, passava il suo tempo nella preghiera e nell'elemosina. Ma poi il suo marito Enrico morirà e questa elemosina inizia a non essere più ben vista da parte dei figli, che l'accuseranno di sperperare le ricchezze e il denaro di corte. Lei quindi va via dalla corte e si rifugierà, andrà in campagna a fare una vita semplicissima, una vita povera. Però poi che cosa è accaduto? Che a corte l'hanno richiamata. Che cosa ci fa pensare questo? Perché l'hanno richiamata a corte? Perché la sua capacità di fare da mediatrice e da portatrice di pace, ecco, quella era una cosa talmente preziosa che non poteva essere sostituita. Quindi l'hanno richiamata, proprio lei che sperperava le ricchezze di corte, adesso è considerata una delle più grandi ricchezze proprio della corte. Cosa ci fa pensare questa storia? Che la vera ricchezza non è quella che magari possiamo avere tra le mani, ma la vera ricchezza è proprio quella che possiamo avere nel cuore, il nostro talento,
quello che il Signore ci ha donato e dobbiamo sviluppare. Quindi Santa Matilde non ha lasciato che le ricchezze e i fasti della corte soffocassero il suo carisma. Anzi, quando le è stato chiesto di rinunciare al suo carisma, al suo carisma per poter rimanere con le ricchezze nella corte, lei ha rifiutato e ha scelto la povertà pur di continuare a esercitare il suo affetto per le persone e il suo desiderio di stare a contatto con gli ultimi. Il Signore l'ha premiata e l'ha riportata non solo a corte, ma anche agli altari e alla santità. Quindi preghiamo Santa Matilde che illumini la nostra vita e che ci faccia sempre mettere nelle priorità proprio i doni che il Signore ci ha dato e farli fruttificare sempre di più. Santa Matilde, prega per noi.